Tu gareggi per l'università ovviamente, però non è così un regalo. Ci sono dei paletti e sono dei paletti fermi, per cui se esci più di un anno fuori corso, perdi la borsa di studio. Se vai sotto una certa media di voti, che è equivalente al nostro 24 su 30, perdi la borsa di studio. Quando perdi la borsa di studio sei anche esiliato dalle strutture sportive dell'università, non puoi neanche allenarti con la squadra. Questo cosa comporta? Questo comporta il fatto che non solo i professori ti chiedono come è andata la gara la domenica, ma sono anche gli stessi allenatori che sono costretti a monitorare l'andamento del ragazzo durante il semestre, perché di fatto se il ragazzo sta andando male o si vede che boccerà l'esame, poi non lo possono schierare in campo. Quindi ti dicono allenati 2 ore di meno e vai a studiare 2 ore di più. È un sistema di fatto che funziona. Alle Olimpiadi nelle specialità di tiro su 5 specialità di carabina, 5 medaglie d'oro, 4 vengono dal sistema collegiale e sono due mie italiano, uno di un mio amico tedesco che ho portato là dopo un anno, ha studiato a Kentucky e uno della ragazza studia a West Virginia al primo anno universitario. È un sistema che funziona molto bene. Un bellissimo percorso, per cui tra l'altro siamo stati ricevuti sia io che Petra, che oltre a essere campionessa del mondo in linea civile, siamo ricevuti, stati ricevuti alla Casa Bianca dal Presidente Obama nel 2014. Una giornata fantastica, tra l'altro. Forse uno dei pochissimi riconoscimenti da studente atleta che ho mai avuto. E poi ho proseguito i miei studi dopo i successi di Londra a Sheffield, la specialistica di sport engineering, quindi sono tornato su una parte più meccanica e ho cercato di conciliare poi le mie due passioni, quindi sia quella per l'ingegneria, quindi per la fisica e meccanica applicata, sia però quella per lo sport, quindi si parlava sia di biomeccanica degli atleti, quindi cercare di perfezionare il gesto con tecnologie anche un po' stile film Avatar o Gollum con i vari marker appiccicati, 12 telecamere, il modello ricostruito al computer, sia equipaggiamento sportivo, quindi non so quanti di voi avranno i vari Fitbit al polso, però insomma, wearable technologies, questo è il futuro. E ecco, nel frattempo ovviamente continuavo la mia carriera sportiva. Ecco, non solo le due cose, come diceva la parola, sono conciliabili, ma di fatto per me sono sempre stati funzionali l'una all'altra. L'anno di maggiore difficoltà per me è stato il 2014, dove avevo concluso il percorso di studi, quindi avevo tutto il tempo da dedicare allo sport e è andata malissimo, malissimo, perché esageravo, perché dopo non dai più il giusto peso alle cose, perché dopo inizi a confondere classifiche con autostima, ovviamente non può essere così. Quindi il primo consiglio di stamani è quello di coltivare i vostri sogni, e quando dico sogni al plurale, perché potete diventare sicuramente degli ingegneri, dei medici, potete diventare quello che volete, però cercate anche, ecco, di seguire altre passioni, che non ci credo, ne avete solo una. Il che appunto non vuol dire levare tempo alla preparazione o chissà cosa, le due cose sono funzionali. Per esprimersi al meglio bisogna di fatto avere un certo equilibrio e nella mia esperienza l'equilibrio si ottiene solo se uno coltiva più di un interesse. Questo è uguale per lo sport, sia come per il lavoro, la stessa è una relazione sentimentale, uno non può vivere solo in prospettiva di una cosa. E questa insomma è la mia esperienza e i risultati che ho ottenuto sono la conseguenza, non sono mai stati l'obiettivo. L'obiettivo alla fine è stato un percorso di vita, come conseguenza sono arrivate le medaglie, però di fatto ecco, testimoniano il fatto che si può fare molto bene. Non volevo dilungarmi troppo, non so se iniziamo già subito con le Ah sì, domande. vai. Dici anche come ti chiami e la tua Mi scuola. chiamo Marco e studio al Calamandrei. Enrico, volevo sapere quando inizia la formazione per il tiro a segno? Sì, ciao Marco. Di tennis per i primi 3-4 anni facevo sia tiro che tennis. A 13 anni, sì.
si può cominciare già da 10 anni di età con le specialità aria compressa, che sono quelle a 10 metri. E, ci sono poligoni, insomma, qua il più vicino è a Firenze, Piazzale delle Cascine. Quindi sì, ho cominciato presto, però quella è la cosa. È integrativa, c'è ragione. No, infatti è uno sport un po' strano, no? Il babbo sicuramente lui non faceva gare, però tirava di pistola di tanto in tanto. Lui doveva rinnovare per darmi la difesa, quindi doveva fare delle prove di tiro. Una volta mi ha portato con sé al poligono e niente, anziché aspettare col libro in mano, ho provato una volta a tirare e mi è piaciuto, anche perché insomma era, si sposava bene con quello che era il mio carattere, forse un po' più introverso, riflessivo, perfezionista. È una sfida con te stesso, cioè poi dopo arrivano i rivali, le classifiche, ma di fatto sei te col bersaglio. Il bersaglio, la cosa bella è che rimane sempre quello, sia che tu sia in un poligono a Bibbiena tra gli altri, sia che tu sia in una finale olimpica, sempre quello, la distanza è sempre quella, siamo noi che diamo un valore completamente diverso al tiro di sé per sé. Però sì, è stato il babbo che ha avviato il tutto, e anzi, guarda, una delle tante cose che lo sport mi ha dato, mi ha fatto stare un po' più con mio padre negli anni dell'adolescenza, perché facevamo le gare insieme il fine settimana, e ho fatto piacere, sono stato anche più insieme a mio padre, domani sono sicuro che sarò stato felice di questo. È faticoso, perché poi arriva dopo 2-3 mesi, c'è la fase in cui sei lontano da casa, non conosci nessuno, fai fatica perché comunque con la lingua non è esattamente l'inglese british che avevi imparato a scuola, però è la cosa di cui vado in assoluto più orgoglioso, quei 3 anni è la cosa di tutta la mia carriera sportiva di cui vado più orgoglioso. Quindi no, è una bellissima esperienza, se avete l'opportunità, non solo un esterofilo, però un'esperienza del genere è terapeutica.